Paolo insiste sull'unità e dice che questa unità, questa comunione viene se c'è il perdono, se c'è la misericordia. Siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. La comunità non è un gruppo di perfetti, persone che non sbagliano mai, ma di persone che si perdonano, che si vedono con occhi nuovi, che sanno dare un'altra possibilità, che si cammina insieme in questo perdono. E allora è bello, perché sai di non essere da solo, sai di non essere perfetto, tante volte inevitabilmente fai soffrire i tuoi fratelli, le tue sorelle, le persone che vivono con te, ma ci si perdona, si ricomincia insieme, ognuno cerca di correggersi. Questa è la comunità, amati e perdonati. E allora perché facciamo questo? Perché Dio è il primo a perdonarci. Allora noi vogliamo manifestare l'amore di Dio, vogliamo essere come la luna, no? Che riceve la luce del sole e riflette la luce del sole. Quando c'è la luna piena, quasi puoi camminare che vedi bene, perché noi vogliamo riflettere l'amore di Dio. Addirittura arriva a dire: fatevi imitatori di Dio. Pensate che cos'è l'unità, che cos'è la comunione tra noi, e essere imitatori di Dio. Certamente non possiamo esserlo da soli, perché non siamo dei poveretti, ma quando viviamo la comunione siamo imitatori di Dio. Perché? Perché Gesù stesso è in mezzo a noi, sarà Lui a fare tutto. Dobbiamo solo mettere la nostra buona volontà. Ecco, quindi l'unità non è una cosetta, ma sì, vogliamoci bene, bei sentimenti. No, l'unità è quello che ci rende simili a Dio, quello che ci rende imitatori di Dio, quello che ci fa manifestare Dio sulla terra. Che cosa ha detto Gesù? Da questo sapranno che siete miei discepoli, se farete il segno della croce. Oppure, da questo sapranno che siete miei discepoli, se andrete a messa. Da questo sapranno che siete miei discepoli, se pregherete il rosario. Da questo sapranno che siete miei discepoli, se leggerete il Vangelo. Oppure, da questo sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Che cos'è il segno distintivo di essere discepoli di Cristo? L'amore reciproco. Da che cosa riconosci i cristiani? Dall'amore reciproco, da quello. È quello il centro di tutto. Tutto il resto serve per quello. Perché veniamo a messa? Per imparare ad amarci, un solo corpo, l'Eucaristia, ci unisce ancora di più. Però lì è il punto focale, perché è quello che ci fa manifestare. Se no gli altri potrebbero dire, quelli vanno a messa, gli altri vanno alla moschea, gli altri vanno al tempio, gli altri fanno quello, gli altri vanno a fare l'allenamento sportivo o la partita di calcio. Ognuno ha le sue abitudini. Ma quando vedono, guarda come si amano, e sono pronti a dar la vita l'uno per l'altro. Questo dicevano dei primi cristiani. È per quello che la gente si convertiva. Allora, se noi viviamo questa unità, manifestiamo Dio. Fatevi imitatori di Dio. Che bello. E poi si parla di quelle cose che neanche bisogna pensare. La fornicazione, ogni specie di impurità e di cupidigia. Si parla naturalmente, se ci amiamo, allora dobbiamo rispettare anche il corpo dell'altro. E certo, come faccio se viviamo nell'amore reciproco a considerarti in modo impuro, a non essere fedele, a non vivere con gioia e anche con fedeltà, con rettitudine, questa dimensione della vita, no? Ma anche dice cupidigia, non siate attaccati ai soldi. Se è una comunità ci vogliamo bene, com'è che voglio sempre arricchirmi, essere più ricco, essere, e gli altri sono lì poveri che non hanno niente.
È chiaro, se c'è l'amore reciproco, si condivide tutto, anche ti do una mano. Se non posso darti la mano materiale, ti darò un aiuto, ti darò un incoraggiamento, ti darò il mio tempo. Ecco, vedete, infatti Paolo insiste, quando parla dei peccati contro la vivere male la sessualità, certamente sottolinea, perché dice il nostro tempio, il corpo è tempio del Signore, ma quando parla dei peccati sui soldi, essere avari, essere non condividere, lì diventa, sottolinea, quelli sono peggiori ancora, sono terribili. Infatti dice, nessun fornicatore, impuro o avaro, e spiega, cioè nessun idolatra ha in eredità il regno di Cristo e di Dio. Cioè è un'idolatria, il Dio denaro. Quante persone anche che magari sono attaccati ai soldi e pregano, e magari vengono in chiesa, fanno la loro offerta, però poi trattano male i loro operai, i loro dipendenti. Ma cosa viene a fare? Quanti preti sono stati attaccati ai soldi? Quanti vescovi, quanti monsignori? Terribile questo, Quello è il demonio, quella è idolatria. Puoi anche dire la messa tutti i giorni, ma sei un idolatra. Perché il tuo Dio non è Dio, ma sono i soldi. Questa cosa la sottolinea proprio. C'è tanto questo pericolo. E la gente si arrabbia molto quando vede che la Chiesa non è povera. E poi dice, comportatevi come figli della luce. Ecco, la gente ci guarda, vede come ci comportiamo e vuole avere un riferimento. E giustamente qualche volta ci critica e ci punta il dito, perché noi siamo chiamati a dimostrare qualcosa di più degli altri. E delle volte quando siamo come gli altri, o anche peggio, è terribile, è terribile. Allora aiutiamoci insieme. Ma tutto parte se siamo veramente comunità, se siamo veramente un cuor solo, un'anima sola, ci aiutiamo, ci perdoniamo, ci aiutiamo anche a migliorare. Non capiteranno più queste cose. Queste cose capitano perché non siamo vere comunità. Se quando siamo vere comunità, il Signore ci aiuta anche a essere luce. Non è che siamo luce noi, perché noi siamo dei poveretti, ma è il Signore che ci dà la forza, la sapienza.